Un nuovo invito a palazzo è quello che torna ogni primo sabato di ottobre in tutta Italia ed apre le porte al pubblico dei palazzi storici delle banche italiane. Entriamo adesso nella sala dedicata alla ritrattistica, in cui Pietro Benvenuti dà l'idea di come dipinge queste splendide nobili donne, dalla principessa Corsini alla Teresa Mozzi col figlio fino alla Diana Arcipreti della Penna. Ad aderire alla 21ª edizione dell'iniziativa promossa da ABI anche la Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi ad Arezzo. Casa Bruschi è all'interno del patrimonio artistico di Intesa San Paolo, quindi dalle Gallerie d'Italia, da Milano a Vicenza, a Torino fino a Napoli, anche Casa Bruschi insieme alle Gallerie di Palazzo degli Alberti di Prato apre le porte gratuitamente a questa manifestazione che vuole appunto aprire le porte dei palazzi storici delle banche. Visite guidate alla collezione permanente e alla mostra Pietro Benvenuti nell'età di Canova, dipinti e disegni da collezioni pubbliche e private. Sono oltre 7.000 oggetti sparsi ovunque, distribuiti sui tre piani di questo splendido palazzo di fine 200, prima del 300. Una collezione così eclettica che permette a tutti di avvicinarsi ad oggetti curiosi, ma anche oggetti che hanno un valore storico-artistico notevole, oggetti che raccontano la storia dell'uomo e altri che ci raccontano appunto la cultura e l'arte che fin dal passato ci ha sempre circondato. Spazio infine anche piccoli visitatori con percorsi didattici su misura per bambini e ragazzi. Cresce sempre di più questa offerta, ne siamo orgogliosi e dunque invitiamo le famiglie, le scuole, gli insegnanti, le associazioni a consultare il nostro sito, perché proprio in questi giorni troverete questo nuovo strumento per scegliere il percorso e l'attività che corrisponde ai vostri interessi e alle vostre curiosità. L'arte deve essere accessibile a tutti, i bambini devono imparare e crescere nei valori di tutela verso la cultura, incuriosirsi davanti a un quadro, chiedere, domandare, sperimentare.